Questa notizia è sensazionale. Parliamo di un farmaco, una sostanza che fa resuscitare i morti. Ricordati di iscriverti al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perderti nessuna notizia. Il Narcan è un farmaco che contiene il principio attivo del naloxone o naloxone cloridrato. Viene utilizzato per trattare pazienti in overdose, in particolare quelli che manifestano una grave crisi respiratoria. Tuttavia, il Narcan può anche essere impiegato per contrastare gli effetti di uno shock settico, una complicanza grave della sepsi, che può portare al decesso se non trattata tempestivamente. Lo shock settico si verifica a seguito di un'infezione batterica seria e non trattata e rappresenta una condizione di emergenza che richiede un intervento immediato. Ma vi starete chiedendo, cosa c'entra Madonna? Bene, allora facciamo un piccolo riepilogo. La cantante è stata trovata dai figli priva di sensi a causa di una grave infezione batterica che ha causato uno shock settico. Madonna aveva continuato a lavorare intensamente per preparare il suo tour, nonostante avesse una febbre alta e fosse chiaramente malata. Questo atteggiamento ha portato a conseguenze serie, tanto che è stato necessario l'intervento dei soccorsi e l'utilizzo del Narcan, iniettato prontamente dal personale medico. Nel caso di Madonna, l'utilizzo del Narcan le ha salvato la vita. Il Narcan agisce bloccando gli effetti degli oppiacei sul sistema nervoso centrale e ripristina la respirazione del paziente. Il farmaco può essere somministrato tramite iniezione intramuscolare, iniezione endovenosa o utilizzando un'apposita formulazione nasale. È importante notare che il Narcan è un farmaco di emergenza e deve essere utilizzato solo da personale medico qualificato o da operatori sanitari addestrati. L'episodio di Madonna ha sollevato l'attenzione sul Narcan e la sua importanza nel salvare vite umane in situazioni di overdose o shock settico. La sua prontezza d'azione e la capacità di contrastare rapidamente gli effetti potenzialmente letali di queste condizioni lo rendono uno strumento cruciale nel campo dell'emergenza medica. Il Narcan, contenente naloxone, è un farmaco che viene utilizzato in situazioni di emergenza per trattare intossicazioni acute da analgesici e narcotici. Potrebbe essere stato somministrato a Madonna perché, nel tentativo di alleviare i sintomi dell'infezione, potrebbe aver assunto antidolorifici senza un controllo medico adeguato. Tuttavia, il Narcan non è un farmaco da prendere alla leggera e deve essere somministrato con cautela, soprattutto a persone con dipendenza da oppiacei, disturbi cardiaci o donne in gravidanza. È importante sottolineare che il Narcan è un farmaco di emergenza e il suo utilizzo dovrebbe essere seguito da un immediato trasferimento in ospedale per proseguire con terapie mirate. La vicenda di Madonna ci offre un importante messaggio sulla salute e il rapporto con il lavoro. Nonostante la passione e l'impegno nel proprio mestiere siano lodevoli, dobbiamo ricordare l'importanza di bilanciare il lavoro con la cura di noi stessi. Prendersi cura di se stessi è la base per poter continuare a perseguire i nostri obiettivi con successo e nel rispetto della nostra salute e del nostro corpo. Tu cosa ne pensi? Fammi sapere la tua opinione nei commenti, lascia like ed iscriviti. Ci vediamo alla prossima notizia!